Sportingcondotta.it. Sportingcondotta.it. La voce della passione. Un programma di Roberto Sabatino e Nicola Spassoni. E benvenuti in sezione podcast di Sportingcondotta.it, la voce della passione. Chi vi parla è Roberto Sabatino, con me sempre presente Nicola Spassoni. Eccolo, ciao a tutti ragazzi, non dimentichiamo Roberto di annunciare anche la presenza tipica nel nostro studio del grifo che vedo in posizione di inchino. Stai prendendo manie veramente dopo è un po' depresso questo grifone rosso-blu. Dopo l'avventura austriaca. Sì, molto documentata da sottoscritto su Facebook. Va bene, Nicolas, il podcast di quest'oggi di Sportingcondotta.it riguarda, anzi riguarderà sicuramente da qui fino alla fine, gli Sharks Monza, società brianzola di cui noi comunque tra poco andremo a parlare con uno dei suoi principali protagonisti per quanto riguarda l'hockey in carrozzina, Nicolas. Allora, Roberto, io sono un suo amico. Adesso da un po' di tempo che non l'ho visto, ma poi ne parleremo direttamente di lui dove l'ho visto. Io intanto lo presenterei. Pronto? Mattia? Pronto? Ciao! Eccolo qui, benvenuto a Sportingcondotta. Prima ragazzi di cominciare voglio fare una prova per vedere se è proprio lui. Matti, ci sei? Ci sono. Allora è lui. No, scherzo ragazzi. Allora, se io dico sei già dentro l'happy hour, dimmi. Cosa penso? Esatto. Ah, è una canzone, dai. Allora, ragazzi, è una canzone di un cantante abbastanza famoso. E soprattutto chi lo porta nel cuore oltre a milioni e milioni di italiani? Beh, sicuramente. Sicuramente ha un ruolo importante, dai. è lui, è il nostro Mattia Muratore, un grande atleta, un grande appassionato della Liga. Ribenvenuto. Ciao, grazie a tutti. Allora Mattia, andiamo a parlare di quello che è la vostra realtà, la realtà degli Sharks Monza. Sì. Dunque, allora... Sì, no, dimmi. Raccontaci un po', spazia un po' tu su questa realtà che veramente sta facendo grandi cose e tra poco andremo a raccontare quello che avete combinato tra squali e squaletti, ma partiamo proprio dal principio. La nostra squadra, gli Sharks Monza, sono una squadra di wheelchair hockey, che tradotto significa hockey in carrozzina. È uno sport molto particolare, che si sta sviluppando ancora in questi anni, soprattutto in Italia, e è diciamo l'unico sport all'interno del panorama degli sport per disabili riservato a chi ha una patologia diciamo abbastanza grave, quindi a chi non avrebbe altra possibilità di fare sport al di fuori appunto dell'hockey. E esiste un campionato di Serie A e di Serie B, quindi ci sono più di 30 squadre in Italia e noi siamo una delle squadre storiche, diciamo, perché esistiamo da quasi 20 anni, quindi siamo stati tra le prime a essere presenti in questo campionato. E quest'anno siamo arrivati terzi nel campionato italiano di Serie A e è il terzo anno consecutivo che arriviamo terzi, quindi da un lato siamo anche un po' stancati, vorremmo ambire a qualcosa di più, però comunque ci confermiamo sempre, diciamo, sul podio. All'interno della nostra società ci sono due squadre, appunto quella dove gioco io, che è la squadra, diciamo, storica, che milita nel campionato di Serie A, e da qualche anno abbiamo costituito anche una squadra composta da giocatori più giovani o che comunque si sono avvicinati a questo sport da meno tempo e quindi hanno bisogno di imparare, di conoscere bene le dinamiche e la tecnica di questa disciplina, e che partecipa invece al campionato di Serie B. E sono soprannominati un po' gli squaletti, perché sono il nostro vivaio, la nostra primavera, e rappresentano un po' la nostra speranza per il futuro.
Molto bene, sei stato veramente esaustivo, no? Nel raccontare, nel raccontarci il mondo, l'universo di, degli Sharks. Tra l'altro raccontiamola questa cosa, io ragazzi ero in giro passeggiando qua e là per la Brianza e vado, lo possiamo dire, allo Shan interrato di Monza, sì. E cosa trovo? Trovo tra le vetrine la foto del nostro Mattia, che insieme alla sua squadra insomma ha avuto un sacco di successo e hai realizzato anche 58 goals. Sì, quest'anno sì, 58, sì. È stato un bel record. Sì, no, all'Ocean di Monza, che è il nostro sponsor ormai da tempo, abbiamo proprio un negozio, una sorta di vetrina espositiva dove mettiamo un po' tutte le nostre le informazioni sulla nostra squadra, le nostre foto, le nostre coppe, i nostri risultati. E ci piace chiamarlo lo Shark Store, anche se in realtà poi noi non vendiamo niente perché non siamo di certo un'attività commerciale. Però è un'ottima vetrina per far conoscere la nostra realtà sul territorio, anche perché comunque il nostro obiettivo principale, oltre chiaramente quello di vincere le partite, perché alla fine siamo comunque pur sempre degli atleti, è anche quello di coinvolgere sempre più persone, magari nuovi atleti, nuovi volontari o semplicemente nuovi tifosi che vengano poi a vedere le nostre partite e a entrare, diciamo, a far parte del nostro mondo e della nostra squadra. Ecco Mattia, ricordiamo a chi ci sta ascoltando dove gioca lo Sharks Monza? Sì, allora gli Sharks si allenano tutti i mercoledì dalle 20 alle 23 presso la palestra della scuola media Bellani di Monza, che è in via Silvio Pellico, quindi i nostri allenamenti sono aperti al pubblico, chiunque può venire a vederci, a conoscerci e a stare con noi. Le partite di campionato poi sono la domenica, ovviamente non tutte le domeniche perché non occupiamo, diciamo, tutte le domeniche disponibili da settembre a giugno, ma ci sarà poi un calendario che pubblicheremo sul sito e sui vari canali che abbiamo a disposizione e poi partecipiamo anche a numerose attività, numerosi tornei amichevoli, esibizioni in giro per la Brianza, in generale sul nostro territorio, proprio per il motivo che dicevo prima, cioè per farsi conoscere e diciamo integrarci sempre di più con il territorio che ci circonda, ecco. Ecco, giustamente, e noi di Sport in Condotta sicuramente lo ricorderemo e faremo in modo sicuramente di dare una mano da questo punto di vista. Assolutamente. Mattia, prima di passare al discorso nazionale, perché qua le Sharks Monza sono importanti anche per il serbatoio della nazionale. Tu prima parlavi che sono 3 anni consecutivi che i Sharks Monza finiscono, sì, appunto al terzo posto, come nella stagione appena conclusa. Quindi l'anno prossimo dichiarate che volete comunque puntare sicuramente a un posto superiore. Sì, guarda, noi in realtà è già un paio d'anni almeno che partiamo con i pronostici di arrivare un po' più in là. Purtroppo sia l'anno scorso che quest'anno siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo avuto degli infortuni, abbiamo avuto dei problemi, alcuni giocatori sono mancati, io tra tutti nel momento decisivo, perché mi sono fatto male sia l'anno scorso che quest'anno. E quest'anno però diciamo che è l'unico anno in cui abbiamo un po' di rammarico, perché quest'anno oggettivamente era possibile fare qualcosa in più, almeno arrivare in finale. Invece abbiamo perso la semifinale contro una squadra di Agrigento che era la nostra portata. Purtroppo il nostro campionato si decide in una partita secca perché ci sono i gironi di qualificazione, poi le squadre che si qualificano passano direttamente alla semifinale, quindi poi ci si gioca tutto, diciamo, in due partite. E purtroppo era una giornata storta, a noi è andato tutto male, a loro è andato tutto bene e quindi abbiamo perso. Però poi, insomma, comunque rimane la soddisfazione di essere
tra le prime tre d'Italia, insomma. E poi diciamolo, il fatto di aver lì un bel 58 gols, diciamo che personalmente, Mattia, direi che è un certo tipo di orgoglio, naturalmente, premessa è che sì, è uno sport di squadra. Sicuramente, però ti dico la verità, fossimo riusciti a vincere lo scudetto con anche solo 5-6 dei miei gol anziché 58, sarei stato molto 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 più contento. E queste sono parole di un giocatore che merita la nazionale e che la nazionale avrà, ma raccontiamolo un po' questa triplice convocazione, se ho sentito bene, per voi degli Sharks. Sì, proprio settimana prossima noi partiremo per Monaco di Baviera con la nazionale italiana e andremo a disputare i campionati del mondo in Germania. Ci sono tre giocatori degli Sharks sui 10 che il CT ha convocato per questi mondiali, oltre al meccanico e all'allenatore che arriva proprio dagli Sharks, quindi anche questo è stato premiato, diciamo, il lavoro degli Sharks degli ultimi anni, appunto, dalla federazione, il nostro gioco, diciamo, che è piaciuto, il gioco che esponiamo piace, tant'è vero che hanno voluto anche il nostro allenatore come CT della nazionale, e quindi per noi c'è grande soddisfazione ma anche grande senso di responsabilità di voler fare bene, perché comunque sappiamo che la nazionale, diciamo, che è molto ambita da parte di tutti i giocatori, quindi il fatto di essere stati scelti sicuramente ci pone in una posizione di grande, grande responsabilità, insomma. Mi fare bene. Mi raccomando, con l'inno, carichi, perché a noi piace. Sì, no, stiamo già facendo le ripetizioni durante gli allenamenti. No, speriamo di fare meglio della nazionale di calcio, ecco, quello è. Infatti, è quello. Ma la griglia di questa rassegna tedesca qual è, Mattia, la tua personale tra le favorite? Allora, diciamo che c'è molta molta curiosità per questi campionati del mondo, perché sono stati un po' sono state fatte delle regole, delle modifiche al regolamento internazionale per quanto riguarda le classificazioni dei vari giocatori. Noi ovviamente, come funziona in tutte gli sport per disabili, siamo valutati da una commissione medica in base alla patologia, alla gravità della malattia, eccetera, e a livello internazionale nell'ultimo anno sono state un po' stravolte tutte le regole, quindi diciamo che sono state un po' mescolate le carte in tavola, quindi ci sarà, secondo me, ci saranno delle sorprese senz'altro. Sicuramente la favorita numero uno rimane sempre l'Olanda. Questo sport è nato in Olanda, quindi è proprio, diciamo, anche una questione anagrafica. In questo sport in Italia c'era da una ventina d'anni, in Olanda da quasi 40, quindi sono gli olandesi sono molto più avanti rispetto a tutti gli altri. Però non è detto, come dicevo, bisogna vedere un po' come andrà in campo, e io non escludo che ci possano essere delle sorprese. Noi come nazionale abbiamo un po' il ruolo di outsider, non siamo senz'altro la squadra favorita, forse non siamo neanche tra le prime squadre favorite, però abbiamo sicuramente le carte in regola per poter provare a fare qualcosa di buono, e sicuramente ce la metteremo tutta. E noi di sportincondotta.it sicuramente te lo auguriamo. Mattia, in conclusione, dove si può seguire il mondiale? Ci sarà qualche copertura di qualche tipo? Allora, sicuramente faranno vedere le partite in streaming. Noi pubblicheremo sui nostri canali di Facebook, sulla pagina ufficiale della federazione, che è Federazione Italiana Wheelchair Hockey. Sicuramente ci saranno tutte le informazioni, e anche sul sito, che è Federazione Italiana Wheelchair Hockey.org, che abbreviato è FIV.org. Sicuramente pubblicheremo tutte le informazioni possibili, e ci sarà comunque modo di seguire anche le partite, penso, appunto, in streaming. Mattia, noi ti salutiamo con un monito. Mi raccomando, visto che negli ultimi due anni sei arrivato alla fase decisiva leggermente infortunato, ti raccomandiamo, sta attaccuert, mi raccomando, perché ci sarà bisogno sicuramente dei tuoi gol.
ho già iniziato a chiudermi in quarantena fino alla settimana prossima, basta, non esco più, non faccio più niente, così almeno speriamo di arrivare in salute ai mondiali. Assolutamente, va bene Mattia, allora in bocca al lupo per questa tua spedizione tedesca e in bocca al lupo per quella che sarà la stagione prossima degli Sharks Monza con sportingcondotta.it, che sicuramente sarà attenta e vigile anche per voi. Noi vi aspettiamo alle nostre partite. Va bene, ciao Mattia. Ciao a voi, grazie. Roberto, davvero molto carina anche l'idea, no, di trasmettere poi i video, di trasmetterli sul sito degli Sharks. Noi ce ne siamo visti qualcuno. Le videosintesi insomma delle gare di campionato di serie A1 e poi degli squalotti di serie A2. Aspetta. Squaletti, Roberto, che fanno la categoria over. Mannaggia te. Comunque dai, molto bene. Diciamo che in Italia funzionano la categoria degli squali, a partire da loro per proseguire con Vincenzo Nibali, che ha vinto il Tour de France, e quindi siamo anche qui a sportingcondotta.it ad elogiarlo. Siamo molto contenti e rinnoviamo veramente fin dalle radici, no, dello sport italico, veramente l'augurio e la soddisfazione di vedere queste situazioni, queste cose che rendono bella, no, la realtà è un po' più bella di quello che è. Insomma, un inno allo sport nei suoi veri e sinceri valori. Dai, quello che ci auguriamo anche poi per lo sport più popolare, ovvero il calcio, insomma, che possa davvero avere un timoniere importante, soprattutto delle idee nuove, perché di certo non è una spedizione come quella in Sud America che insomma ha fatto scattare l'allarme, ma già da Sudafrica 2010, quindi sono già 4 anni che il campanello d'allarme drin suona, non solo da adesso. Senti un po', ma tu sei più per Tavecchio o Albertini? Te lo chiedo. Io per un uomo di calcio fresco, ex sportivo come Albertini, sinceramente. Però Albertini from Besana Brianza, appunto, cioè, della zona. Però il vento sembra sinceramente soffiare verso altri lidi. Vedremo, insomma, si saprà nelle prossime elezioni, programma l'11 agosto. L'importante è che ci sia il sole. Infatti, soprattutto perché qua è mancato abbastanza. Va bene, questo podcast dedicato agli Sharks Monza su sportingcondotta.it, la voce della passione, finisce qua. Saluti da Roberto Sabatino e Nicola Spassoni. A presto, ciao a tutti. Ciao. Sportingcondotta.it, la voce della passione. Questo podcast è stato offerto da Guitar Forge, tutto per la tua chitarra. Guitar Forge, in via Don Girotti numero 19 a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza. www.guitarforge.it